Ciao, namaste, benvenuto in questo tutorial dove ti spiegherò passo passo come entrare nella posizione Shirshasana. Prima di tutto è importante che tu legga tutti i benefici, ma soprattutto le controindicazioni della posizione. È ritenuta la posizione regina dello yoga, però ovviamente ha anche delle controindicazioni e non proprio tutti possono praticarla, quindi ti consiglio di leggere quello che ho scritto nell'info box. Dopodiché possiamo iniziare a praticare. Ti spiegherò due esercizi che dovrai fare tutti i giorni per preparare il corpo alla posizione e poi piano piano potrai provare a farla. Bene, iniziamo. Benvenuto in questo tutorial dove oggi ti spiegherò come piano piano arrivare a praticare Shirshasana, la posizione sulla testa. È una posizione chiamata la regina dello yoga. Andiamo a vedere come ci dobbiamo preparare alla posizione. Innanzitutto iniziamo con due esercizi che dovremo fare tutti i giorni per rafforzare la muscolatura che servirà appunto per praticare questa posizione. Allora, iniziamo da sdraiati. Il primo esercizio andrà ad attivare la muscolatura dell'addome. Le braccia sono lungo i fianchi, ruoto le spalle aderenti al tappetino, le mani mi sostengono, diciamo, sotto al bacino. Attivo i piedi a martello, il mento introflesso e inizio a salire su con le gambe, portandole a 90 gradi in linea con il bacino. E piano piano inizio a scendere. 2, 3, 4, addome attivo, sfioro il tappetino e risalgo. Inspiro, 2, 3, 4, scendo, 2, 3, forte l'addome, risalgo in, 2, 3, 4, scendo, 2, 3, 4 e inspiro, 2, 3, 4, scendo, 2, 3 e rilasso completamente per qualche secondo. Adesso io ho fatto pochi cicli, ovviamente ci dobbiamo, tra virgolette, allenare un pochino di più, quindi possiamo arrivare anche fino a 10 prima di praticare Shirshasana. Bene, andiamo a vedere il prossimo esercizio. Ci portiamo in posizione seduta sui talloni, in Vajrasana. Dunque, il prossimo esercizio, chiamato l'esercizio del delfino, prevede di posizionare le mani sui gomiti. Questo ci dà, diciamo, la distanza delle spalle esatta. Da qui vado ad appoggiare i gomiti a terra. Lasciando i gomiti esattamente dove si trovano, apro gli avambracci e vado ad incrociare le dita, creando proprio una stretta forte con le mani. E lasciando appunto le mani in appoggio a terra. Le ginocchia le porto un pochettino indietro rispetto al bacino, poi vado a puntare i piedi a terra e salgo su con il bacino, proprio come la posizione del cane. Da qui mi porto in una sorta di tavola in avanti e salgo. E scendo e salgo. E scendo. E salgo, e scendo, e risalgo. Poggiamo le ginocchia, rilassiamo un pochino nella posizione in devozione. Bene, andiamo a vedere adesso piano piano come entrare in posizione. Afferro i gomiti, appoggio, questo mi dà l'apertura delle braccia, apro gli avambracci, questa volta invece di serrare le mani, lascio aperti i mignoli a terra e i pollici restano alti. Vado ad appoggiare la testa e le mani vanno ad accogliere, diciamo come un nido, la testa all'interno. Punto i piedi a terra e inizio a camminare in avanti. Da qui porto le ginocchia al petto. Piano piano le lascio salire in alto. E per ultimo stendo le gambe. Respiro, cambio regolare. Piano piano per scendere, vado a flettere le ginocchia e torno a terra. Rimango giù nella posizione del devoto, rilassando.
tutto il corpo, il respiro. Bene, questa pillola yoga finisce qui. Spero che il video ti sia piaciuto e se così fosse ti invito a lasciare un bel like. Magari lascia anche un commento, un tuo feedback può essere utile a me e a chi lo leggerà. Se ancora non ti sei iscritto al canale ti invito a farlo adesso e ad attivare la campanellina in modo che potrai rimanere aggiornato sempre sui prossimi video. Condividi il video con i tuoi amici se l'hai trovato interessante e io ti aspetto al prossimo video. A presto, namaste!